si apre il sipario 23-20 agosto-settembre, iniziamo questa sera con l'evento proposto dal Centro Culturale Calvi e finiremo il 28 settembre con l'inaugurazione del campo sportivo comunale con la partita tra nazionali di allenatori e nazionali di allenatori magistrati. Sono eventi importanti, siamo molto soddisfatti perché abbiamo ridotto i costi di oltre la metà, abbiamo aumentato però la qualità. E sono eventi che, diciamo, destinati a tutti, dai più grandi ai più saggi, sono eventi che sicuramente faranno rivivere la nostra comunità. Poco fa anche l'endorsement e la testimonianza di Francesco Paolo Antoni, che è un amico diretto, e lei faceva notare proprio questo, cioè è stato possibile abbassare e calmierare i prezzi per i contatti diretti. E Francesco Paolo Antoni è un esempio, sarà qui a Calvi. Sì, Francesco è un esempio, l'ho convinto, lui fa soltanto spettacoli di teatro, però la piazza diventerà un teatro, come abbiamo sempre fatto per gli eventi più importanti, ci saranno installate tutte sedie, con biglietti gratuiti da prenotare, e quindi ci permette queste amicizie di andare oltre i costi degli impresari, oltre altri costi aggiuntivi, e grazie agli amici che oggi hanno dato la propria adesione riusciamo a fare un bel cartellone, una bella rassegna di Calvi che permetterà a tutti di potersi divertire, di potersi godere queste sere d'estate, questo raggio di luna. E come vedete anche dall'immagine, la donna rappresenta un po' l'amministrazione comunale, le braccia sono le associazioni e la luna rappresenta le idee, la volontà, l'augurio che noi facciamo alla comunità per una Calvi migliore, affinché sia Calvi sempre più all'avanguardia, e questo lo facciamo per il nostro territorio, per le nostre genti, per la nostra comunità.